Buonasera, c'è qualcuno? Sì, Con chi parlo? mi chiamo Giovanna. Ah, ciao Giovanna, ciao. Ciao, no, era una prova per sentire, per Sì, si sente capire perfettamente. Chiudo il cosa. microfono No, no, comunque. Si aspetta, sente? cosa, aspetta, cosa vedi sullo schermo? Sibadan Water Village Resort. Perfetto. Perfetto, guarda, iniziamo fra un paio di minuti, 5 minuti, Perfetto. aspettiamo che un po' di gente si colleghi, va Colleghi. bene? Chiudo il microfono. Ok, grazie. Grazie, ciao. Ciao. Livio, sei cambiato. Maurizio, sono Mario, che sono cambiato. Lo so, t'ho visto, t'ho visto. Come stai? Tutto bene. Va bene. Iniziamo fra qualche minuto, aspettiamo ma tu che cosa vedi, me o Sibadan Water Village? Vedo Sibadan Water Village e in piccolino, Ah, quindi vedo. perfetto. Perfetto, va bene. Sì. Hai fatto benissimo. Come va? Tutto a posto? Sì, dai, stiamo lavorando da casa, solito, insomma, si lavora di più. Molti state a casa perché io lo vedo dal parcheggio. Sì, no, tutti siamo a Io casa. lo vedo quando esco la mattina dal parcheggio davanti casa è praticamente vuoto. Ci stanno quattro gatti, ci stanno. Esatto. Veramente quattro gatti, quindi va bene così, insomma, dai, non ci lamentiamo, tanto E vabbè, bisogna tanto però ricominciare a viaggiare, qui Maurizio, lo dice a noi, lo dici. no, no, appunto, era una provocazione. Senti, sei Senti. già andato a mangiare la pizza lì? No, non abbiamo fatto ancora niente. Siamo un po' così, no, ci organizzeremo per le settimane entrante, ci organizziamo un po'. E vediamo di vederci. Senti, Va bene, va bene. aspettiamo un paio di minuti Bene, bene, ok. e iniziamo, va bene? Sì, silenzio il microfono così non disturbo. Ok. Ok, a dopo. Ciao. Allora, per tutti quelli che sono in ascolto, aspettiamo un paio di minuti che se qualcun altro si unisce, poi iniziamo, ok?
Fra un minuto iniziamo. Ecco, stiamo per iniziare. Ok, allora iniziamo perché sono già le 7:20, quindi buonasera a tutti, io sono Mario per chi non mi conosce e questa sera parleremo della Malesia, in particolare parleremo di Mabul e di Sibadan, probabilmente fra le destinazioni storiche della subacquea mondiale, voglio dire. Ho visto qualche nome di persona che partecipa a questo webinar ed è stato con me a Mabul e molti di voi penso che l'abbiano già visitato. È un posto, secondo me, magico per le emozioni che dà fuori e sott'acqua. Vediamo un attimino dove è situato Sibadan. Mabul e come ci si arriva. Allora, vedete sulla sinistra c'è la Malesia, c'è la Malesia peninsulare, c'è Kuala Lumpur, quindi voleremo dall'Italia su Kuala Lumpur, poi Kuala Lumpur si dorme una notte e il giorno dopo si vola su Tawau, nel Borneo malese. In particolare, lo abbiamo detto, volo dall'Italia per Kuala Lumpur. Il pernottamento di una notte a Kuala Lumpur è praticamente obbligatorio,
Adesso vedremo se usciranno dei nuovi operativi voli, ma di solito si arriva il pomeriggio a Kuala Lumpur e poi si pernotta e la mattina dopo di buon'ora si parte per Tawau. Perché non si parte nello stesso giorno che si arriva a Kuala Lumpur? Perché non ci sono voli che ci permettono di arrivare a Tawau in un orario decente, cioè finché c'è luce, per poi avere il trasferimento in barca fino a Mabul. Ok, quindi riepilogando, volo dall'Italia fino a Kuala Lumpur, poi volo domestico da Kuala Lumpur, dopo aver soggiornato una notte. Tra l'altro, la notte che si spende a Kuala Lumpur, arrivando il pomeriggio, dà la possibilità di visitare anche un po' Kuala Lumpur, in particolare le Petronas, che vedete qui nella fotografia. E per chi vuole fare anche due notti, e quindi fare il pomeriggio e la visita delle Petronas, e poi il giorno dopo ci sono delle escursioni per Kuala Lumpur e anche nelle vicinanze di Kuala Lumpur, quindi si possono fare anche due notti tranquillamente e il terzo giorno volare per Tawau. Allora, torniamo indietro così vedete la cartina. Dunque, abbiamo detto che si vola su Tawau. Arrivati a Tawau, si prende un pulmino che in circa un'ora ci fa arrivare a Semporna. Ecco qui, abbiamo la cartina che ingrandisce la parte intorno, vicino a Mabul. Allora, si arriva a Tawau e poi si arriva in un'ora di pulmino al porto di Semporna, da dove ci si imbarca e in un'ora si arriva a Mabul, che la vedete segnata col segnaposto. E vicino vedete l'isola di Kalapai, che poi più che altro non è un'isola ma è un reef sul quale è stato costruito il resort, e poi sotto vedete Pulau Sipadan, che sarebbe l'isoletta di Sipadan, famosa per le immersioni, dove purtroppo dal 2006 non ci si può più dormire, perché la Malesia, per proteggere il delicato equilibrio dell'ecosistema, ha deciso di togliere tutti i resort e di lasciare solo i resort nelle isole vicine. Quindi abbiamo detto Mabul in un'ora da Semporna, un'ora di barca veloce. Ok? E tutti i punti di immersione sono in Kapalai, che è l'isola vicino, il reef vicino, poi l'isola di Mabul, perché Mabul è un'isoletta molto piccola, ma è un'isola, e poi ovviamente intorno all'isola di Sipadan. Diciamo Kapalai starà a 10 minuti di barca veloce, e Sipadan può stare circa 15-20 minuti di barca veloce. Allora, in particolare, qui abbiamo una vista dall'alto, dell'isoletta di Mabul. Ok? Le installazioni che vedete sull'isola maggiormente sono villaggetti locali. Il resort di cui parleremo questa sera, che è un po' il nostro cavallo di battaglia, è questo che vedete circondato da questa linea blu, è il Sipadan Water Village. Ok? E questo è tutto il blu che vedete intorno anche a quest'altro resort. Tutta questa zona qui è una zona fantastica per le immersioni macro, ma un po' tutto il reef intorno a Mabul è ottimo per le immersioni macro, e anche il reef che sta intorno a Kapalai. Scusate, ma ogni tanto si aggiunge qualcuno. Ecco. Ok. Allora, questo è un pochettino... vediamo se ho saltato. Ok, perfetto. Questo è un po' il resort, sono i bungalow del Sipadan Water Village. E in questa fotografia mi piace perché in particolare voi potete vedere praticamente quello che è il resort di Kapalai, del reef vicino. Vedete che sta proprio
molto vicino, mentre invece Sipadan sta qui sulla destra, un po' più lontano. Il resort è composto da bungalow overwater, molto molto spaziosi, molto molto comodi, alcuni con aria condizionata, altri senza. Se vi devo dire la verità, io sono stato a Mabul 7-8 volte in vita mia e i bungalow sono talmente spaziosi, arieggiati, che non abbiamo mai sentito il bisogno di avere l'aria condizionata. Questa è un'altra vista del resort, presa da una torretta che sta a metà del tragitto fra i vari bungalow, e sulla destra in fondo si vede proprio l'isoletta di Mabul. Il posto è molto scenico, specialmente di notte, perché è costruito sopra il reef, e quindi alle volte si vedono anche le tartarughe passare sotto il pontile, serpenti di mare e anche qualche pesce di grossa dimensione. Questa è un'altra vista del Sipadan Water Village di notte. E allora parliamo un attimo della parte diving, che penso che sia la parte che più interessa a tutti quanti. Queste non sono delle barche, sono le barche che il diving usa per fare immersioni. Sono barche molto comode, fino a 6-8 persone, hanno il portabombola, sono barche molto veloci ed estremamente comode. E le immersioni a Mabul sono strutturate normalmente in due immersioni la mattina e un'immersione il pomeriggio. E poi in più si possono fare immersioni dal pontile, che andiamo un po' a vedere. Ecco, questo resort, però mi interessava farvi vedere il pontile, perché praticamente, scusate, ma si aggiunge qualcuno, ciao Bebo. Allora, in particolare mi interessava appunto farvi vedere il pontile, perché oltre alle tre immersioni che si fanno intorno a Mabul, intorno a Kapalai e a Sipadan, praticamente tutto il giorno si può indossare la bombola in queste comode rastrelliere, e il personale locale vi monta il vostro capo, se siete pigri per montarlo, vi monta tutta l'attrezzatura, vi infilate le pinne, la maschera, scendete giù dal pontile, da queste scalette, e qui davanti praticamente al pontile c'è tutto quello che desiderate, specialmente il pomeriggio, dalle 3:30-4 in poi, e ci sono tartarughe anche più grosse di quelle che si possono incontrare a Sipadan, ci sono barracuda, ci sono banchi di piccoli garangidi, e poi ci sono delle formazioni artificiali di reef, dove oltre ai mandarin fish la sera, vabbè, quello è un classico, ma c'è tanta tanta macro, dai nudibranchi, pesci pagliaccio, gamberetti, ghost pipefish, insomma trovate tutto quello che volete. Quindi normalmente per chi vuole fare immersioni e gli piace fare un certo numero di immersioni, oltre le tre immersioni da barca che si fanno, due la mattina e una il pomeriggio, poi il pomeriggio quando si ritorna, di solito si ritorna sempre verso le 3:30, le 4 dalla terza immersione, c'è tutto il pomeriggio fino alle 6:30, 7, finché non fa buio, per fare immersioni in coppia, cioè senza la guida, ma con un compagno davanti il pontile. E è veramente il paradiso dei subacquei, perché tra l'altro la profondità qui davanti al pontile, stiamo parlando di 6, 7, 10 metri, non di più, e veramente c'è il mondo, ci sono anche appassionati di fotografia macro che non si fanno le immersioni da barca, ma si fanno tutto il giorno 4-5 immersioni qui davanti, perché è veramente un paradiso. Torniamo un attimo indietro, ecco, qui avete questa fotografia, è leggermente sfocata nella parte posteriore, ma qui avete un po' un'idea di come è strutturato il diving.
ci sono le lavagne con i nomi e le distribuzioni nelle barche per il giorno dopo, ci sono dei sedili con delle panche, ci sono tutte le mappe delle varie immersioni intorno all'isola di Mabul, Kapalai e Sibadan. Il diving è perfettamente attrezzato anche con Nitrox e sono molto, le guide sono fantastiche, vedono tutto, ovviamente quello che è magro, perché quello che è grosso intorno a Sibadan c'è poco da indicare, voglio dire, se uno non vede uno squalo o un branco di 5.000 barracuda, e allora lì sono problemi di vista, non tanto di quello che c'è sott'acqua. Allora, qui diamo un'occhiata alle stanze del resort. Come avevo già accennato, i resort e le stanze sono veramente, veramente larghe, veramente spaziose. E, tra l'altro, in alcune conformazioni c'è il terzo letto e quindi si può comodamente stare anche in tre. Comunque le stanze sono veramente larghe. Alcune hanno l'aria condizionata, altre non hanno l'aria condizionata, ma vi dico che con le finestre aperte, anche avendo un'ampia veranda, il ricircolo d'aria è ottimo, tra l'altro c'è pure il ventilatore, e si sta sempre freschi, non si soffre mai il caldo. Questa è un'altra vista, sempre della stessa stanza. Questo è il bagno, è ampissimo, con la doccia. E vedete tutte le stanze, oltre, diciamo, questa è una standard che, diciamo, è il cottage base, però hanno tutte quante una parte che serve da salottino, con la zona letto, una scrivania, e si dovrebbe intravedere adesso, questa è sempre un'altra vista di una standard matrimoniale, e vedete davanti al salottino c'è la veranda con i lettini, quindi il bungalow sono i cottage, come li chiamano loro, sono tutti estremamente, estremamente comodi e vivibili. E poi le verande fuori hanno i lettini dove si può tranquillamente prendere il sole. Questa è la zona ristorante, sempre costruita sull'acqua all'interno della laguna formata dai bungalow. La cucina è prettamente orientale, però fortunatamente tutti questi anni di visita a Mabul mi hanno fatto fare amicizia con il cuoco, che è un patito della cucina italiana, e quindi non vedo l'ora di avere italiani sul luogo per fare gli spaghetti agli olio, le aragoste, i gamberoni fritti, le patate fritte, e così via. Quindi a tutti i nostri clienti, quando arrivano là, prima di chiedere della guida subacquea vanno a chiedere del cuoco e si mettono d'accordo. Questa è la zona lounge bar, in fondo vedete la zona reception, dove c'è il concierge, dove vi possono aiutare, dove vi danno la chiave, vi possono dare informazioni. E qui, questa è una vista, diciamo, panoramica di Sibadan, quello che secondo me è veramente un gioiello della subacquea. Come vi ho detto, fino al 2006 c'erano, mi sembra, 5-6 resort su questa isoletta, non so come facevano a starci, però ci stavano. E quindi si poteva dormire direttamente sull'isola e poi fare immersione al reef che sta tutto intorno a quest'isola. E, mi premeva, ho messo questa fotografia che anche se non prende, tutta la diapositiva, ma è panoramica, mi premeva farvi comprendere una cosa. Allora, innanzitutto qui sono stati smantellati tutti i resort e adesso c'è una guarnigione di ranger che controlla l'isola, che non controlla che non ci siano pescatori e che tutto e che l'attività subacquea sia tranquilla. Però quello che mi premeva farvi vedere è qui, dunque, sul lato sinistro del pontile, voi vedete la sabbia bianca, vedete le tre barche, davanti le tre barche vedete un po' di corallo morto, qui
di sabbietta, e poi vedete il blu, improvvisamente finisce il corallo e vedete il blu e c'è un'altra barca qui tutta da sinistra. Questo, dove vedete il blu, è praticamente un balcone dove con la bassa marea si può stare anche in piedi e guardare giù, e qui sotto ci sono 800 metri. Quindi questo è il famoso drop-off di Sibada. Poi le immersioni continua tutta qua, dove il drop-off c'è Barracuda Point e così via. E solo tuffarsi da qui e scendere sulla parete di 800 metri è uno spettacolo che vale sicuramente il viaggio. Questa è un'altra vista dell'isoletta di Sibada, una vista appunto da questa, dove qui c'è un po' di corallo morto. E lasciando questa fotografia, vi illustro un po' come sono regolamentate le immersioni a Sibada. Da quando nel 2006 si decise di togliere i resort su Sibada e di proteggere un po' l'ambiente, perché questo è un ambiente dove vengono, una spiaggia dove vengono, dove si vengono a riprodurre le tartarughe, è un ambiente molto delicato, e si è deciso di contingentare le immersioni a Sibada, cioè ci sono 120 permessi distribuiti in quota parte a seconda della capienza di ogni resort in tutti i resort della zona. Quindi parliamo di tutti i resort di Semporna, di Mata King, di Mabul, di Kapalai e di che altro? Beh, insomma, praticamente sono queste le zone che raccolgono più resort. Quindi ognuno di questi resort ha delle quote di permessi ogni giorno per andare a fare immersioni a Sibadan. E noi abbiamo la fortuna e siamo gli unici, abbiamo la possibilità di garantire almeno due full day a Sibadan. Due full day a Sibadan vogliono dire dalle 4 alle 6 immersioni, e vi vengono già garantite dall'Italia, mentre invece negli altri resort le immersioni a Sibadan non sono garantite. È garantita al massimo una immersione e le altre immersioni in base ai permessi che riescono a ottenere. E questo è il motivo perché è estremamente appetibile la nostra offerta su Sibadan, perché su Mabul, perché offriamo di qualcosa di unico. Mentre intorno a Kapalai e Mabul c'è tutta, praticamente c'è solo macro, la possibilità di vedere così piccole, intorno a Sibadan c'è lo spettacolo delle tartarughe, ci sono decine e decine di vampede, di pesci pappagallo giganti. E vabbè, questa è sempre una fotografia di Kapalai, e squali pinna bianca quanti ne volete, e c'è il famoso carosello dei barracuda, come anche questa è sempre una macro di Kapalai, ci sono snapper, ci sono carangidi, formazioni di batfish, e di queste veramente quante ne volete, pinna bianca, veramente c'è tutta roba grossa. Si può vedere tutto nei primi 15-20 metri, non c'è bisogno di fare immersioni particolari o profondissime. In 15-20 metri vedete tutto. Le immersioni sono facilissime. Alle volte si può incontrare un po' di corrente, magari a Barracuda Point, ma si va sempre in drift, si va sempre in corrente, ci si lascia trasportare, quindi estremamente estremamente facili come immersioni. Questa è un'altra immersione macro, ok? Quindi diciamo, ho visto che fra 8 minuti finisce il tempo del meeting, però abbiamo tempo per vedere anche un'altra cosa. Quindi riepilogando, immersioni spettacolari a Sibadan per tutto quello che riguarda cosa un pesce pelagico, cose un po' grosse, passano tonni, qualche volta squale leopardo, anche mante, aquile di mare, mentre invece intorno a Mabul e a Kapalai
e c'è tutta roba piccola, e non solo, perché le tartarughe sono molto, molto grosse. E, normalmente la settimana è scandita da un giorno di magro, un giorno di pelagico, un giorno di magro, un giorno di pelagico, e così via. E per i fotografi è veramente un paradiso. E qual è il periodo migliore per andare da queste parti? Il periodo migliore per andare da queste parti è da aprile a metà novembre, fino a ottobre metà novembre. E a marzo potrebbe essere bello, ma ci potrebbe essere un po' di vento per quello che rimane, insomma, dal mese di gennaio e di febbraio. Comunque da aprile, primi di aprile, il periodo è eccezionale. Mare quasi sempre calmo. Noi di solito organizziamo sia per aprile e maggio, sia per ottobre, e il mare è sempre calmo. Io non ho mai visto il mare increspato in questa zona. Sempre, sempre estremamente calmo. Allora, detto questo, poi se ci saranno domande, vabbè, la temperatura dell'acqua vi lascio immaginare, stiamo parlando di 28-29 gradi, però insomma, se ci sono domande, voi tramite mail o me le farete adesso quando finisco, vi voglio parlare di qualcosa che può essere di contorno ad andare appunto a Mabul, a visitare Sibadan. Quello di fare alla fine del soggiorno mare, di fare 3 o 4 notti di safari, ok? I safari si fanno nella zona di Sandakan, che dista circa un'ora di volo da 45 ore di volo da Tawau. Quindi da Tawau, di ritorno da Sibadan, da Mabul, si va a Tawau. Invece di prendere il volo per tornare a Kuala Lumpur, si prende il volo per andare a Sandakan. Da qui si può fare la visita al centro di riabilitazione degli orangutang a Sepilok, e poi fare un paio di notti nella foresta pluviale, nei resort che ci sono lungo il fiume, dove è possibile fare un piccolo safari. Ci sono degli elefanti, ci sono delle scimmie, ci sono le scimmie queste Nausica col naso lungo, uccelli ce n'è quanti ne volete. E questa è una cosa molto 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 divertente, e io penso che sia, specialmente per i fotografi, il giusto finale per un viaggio nel Borneo malese. Ok, penso di avervi detto tutto. Adesso, se ci sono domande, volentieri. Allora, se qualcuno vuole fare domande, le può fare. Dovete accendere il microfono, però. Maurizio, ci sei? Mario? Sì, chi è? Giovanna, sì, posso chiederti una cosa? Prego, ciao. Prego. Meno male ci state, ma mi ero messo paura che era quella di Gesù. No, no, no. Allora, ti chiedevo, al nord del Borneo malese ci sono un gruppo di isole, voi le trattate? La Yang? A nord-ovest, la Yang la trattiamo, sì, certo, okay. La trattiamo, solo è un prodotto un po' particolare perché ha una stagionalità di 4-5 mesi, dura abbastanza poco, è un posto molto, ecco, molto bello sicuramente. Quali sono le caratteristiche di queste isole, allora, rispetto per esempio a Mabul? Ah, no, allora,
La Yang è un po' un tipo Sipada, nel senso c'hai è un'isola che è un'isola aeroporto, perché c'è la striscia dell'aeroporto e il resort attaccato all'aeroporto. Non c'è mare, non c'è spiaggia, non c'è niente. Ci si va solo per le immersioni. La differenza più grossa è il costo. E il costo per arrivare alla Yang Layang è proprio il costo del resort, che è molto più alto di Mabul o di Kapalai. Però è un concentrato di Sipada, di immersione a Sipada. Hai solo cose grosse e non c'hai praticamente macro, hai coralli belli, si vedono anche squali martello e le immersioni sono più impegnative. Sono impegnative di Mabul. E questo... qual è la stagionalità? Dunque, la stagionalità loro mi sembra che iniziano a febbraio. Mi sembra che iniziano a febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, una cosa del genere. Questa è la loro stagione. Però se poi mi scrivi una mail, io ti scrivo tutto nel dettaglio. Okay. Perfetto, grazie. Va bene? Grazie a te. Sì, grazie. C'è qualcun altro? Famiglia allora, te ne faccio un'altra io. Ah, grazie. Non è un problema. Io sono rimasta incantata dalla presentazione che hai fatto della Bassa California. Guarda, allora ti dico questo. Io le mie due passioni, oltre per l'isola di Mafia, dove io ho vissuto per 10 anni e del quale farò la presentazione fra 2 mercoledì, perché mercoledì prossimo si farà invece la presentazione delle Filippine e fra 2 mercoledì farò la presentazione di Mafia. E, diciamo che Sipadan e Mabul e la Bassa California sono i miei due posti preferiti come pesci grossi. Poi come macro ovviamente ci stanno altri posti tipo Lembe, ma anche Mabul e Kapalai. No, a me la macro mi fa schifo. Ah, ecco, brava. Cioè, non vedo niente. Viva la sincerità. Ragazzi, vedo che si sta...